Vabbè ragazzi, direi che possiamo tornare tranquillamente nell'Animus. Per andare a Venezia! Ziokan, si va a Venezia! Scappano le fish caccia in questa zona, lo so. Serenissima, Repubblica di Venezia. 1481, 5 anni dall'inizio della storia. Ripeto che è il 1476. Praticamente... 476 a.C. non è nata a Roma? Non dopo Cristo? È caduta? Non lo so, non ricordo. Però 476 nella storia di Roma sta da qualche parte. E prima di tutto io mi toglierei il dente e andrei a fare sto punto d'osservazione almeno da poterci capire qualcosa, ecco. Ascoltate tutti! Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre, le terre a sud oggetto di contesa... E io mi sa che devo tornare a Monteregioni a prendere la roba, perché... commerciali. Tuttavia, sta diventando parecchio, non vorrei che poi mi bloccassero la rendita, perché... non sono mandato a ritirarla, quindi quasi quasi faccio sto punto d'osservazione e vado a Monteregioni, perché... sto rischiando di rimanere senza soldi finché non li vado a ritirare. Il consiglio ha saggiamente approvato la riapertura dei commerci con le città costiere degli stati barbareschi. È stato siglato un nuovo accordo con il BEI per garantire la vostra sicurezza. Saliamo da qua. Synchronization, signoris. Causato cedimenti strutturali. Io ho bisogno di tornare a Monteregioni, cioè perdonatemi, ma devo, se no rimango col conto in banca bloccato e quindi devo per forza. Qua si è completato tutte le ristrutturazioni e voi questo lo sapete, che abbiamo completato tutte. 167.000 fiorini, mi sento potente proprio. Per fortuna ci sono i viaggi rapidi, se no ragazzi sarebbe veramente due palle. Ho due distretti sbloccati, il che non è male. E adesso però dobbiamo fare il primo ricordo, perché siamo tornati a Venezia, quindi... anzi, siamo andati a Venezia, quindi... c'è da fare il primo ricordo per forza, poi... farò da me tutti i collezionabili di questa zona e cose varie. Devono essere abbattuti dalla popolazione! Leonardo! Maestro Da Vinci? Sì? Ben arrivato! Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Benvenuto. Ah, Venezia. Un bel luogo altrettanto bello. Altrettanto stabile e perfetto. Insomma. Stabile soprattutto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. La prima tappa. Il ponte di Rialto. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Canal Grande. Simbolo di unità e orgoglio veneziano. Proseguiamo. Per ordine. Eccoci qua, San Giacomo di Rialto. Non fare danni, non fare danni, Ezio. Splendida. Il suo orologio? Magnifico, eh? Un po' campanilista questo Alvise, eh? Giusto un po'. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... qualcuno che verrà ucciso. Ma ho pagato il nolo! Ho tutto il diritto di vendere qui! Emilio non è d'accordo! No, no! Fermi! Fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Emma...
Vabbè. Tanto fatemi assoldare le cortigiane sempre per quello che vi dicevo prima. Che bel paio di occhi. Cosa? Bene, sì. Andato. Ma li vendono da Tiger questi? Guarda, non è curiosa. Ti spiace? Ma li vendono da Tiger. Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione. E poi una donna. Mi ha fregato gli sordi. Sta stronza. Si chiama Rosa comunque. Spoiler. Palazzo della Seta, che in realtà è fittizio questo. Dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Bagianate, a mio avviso. M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge... Tutta la massa di grasso che c'ha. Denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Ma no, poverino. Sto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! Che strunz. Che super strunz. Anyway, signori. Nuova bottega di Leonardo. E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbia... Spariscono così gli NPC. Vedrete, no. È perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. È emozionante, vero? Ti va di entrare? No. Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. Di nulla. Abbraccione. Ok. Allora. Non abbiamo sbloccato tutta Venezia, il che significa che... Ti ho trovato un bel posticino da esplorare dove potrai provare le tue abilità. Santa Maria dei Frari, l'ho segnata sulla mappa. Grazie, allora... Premetto che non abbiamo sbloccato tutta Venezia, praticamente abbiamo sbloccato solo questa parte qua. E quindi andare a fare contatti di assassino sarebbe pressoché inutile. Quindi... Sblocco i vari punti di osservazione e poi agisco di conseguenza.